Agli ordini dello starter, tutto pronto per la quinta da Villanova dal Benga, partiti. Nigriculus è quello che sgabbia più veloce, veloce anche Serafino Gatti, all'interno ha fatto partenza anche Vitaliano, con Ombromanto che oggi invece ripiega alle spalle dei primi, lasciando a contatto la Dama del Vento insieme a Sunset Breeze, con all'esterno la favorita Thomas Pai. Così i sette concorrenti sulla piegata, Vitaliano con l'insolita posizione da leader nei confronti di Negriculus, che lascia sfogare allora il pesino, l'avversario che appunto comanda le operazioni di corsa. All'esterno c'è il top weight Negriculus, che è in scia con la giubba gialla e le maniche blu, invece Serafino Gatti per linee interne c'è in viola, in ciclamino, la giubba di Ombromanto che a sua volta in scia in rosso con i pois neri, la Dama del Vento che lascia di fuori in fucsia la favorita Thomas Pai, ed in coda ma a contatto la giubba rossa e bianca di Sunset Breeze. Così al completamento della piegata, al passaggio davanti alle tribune, Vitaliano sempre in vantaggio con all'esterno la minaccia costante di Nigriculus col cap rosso, all'interno c'è sempre invece Ombromanto, di fuori dalla scia di Nigriculus ha spostato Serafino Gatti per provare ad anticipare la risalita di Thomas Pai, che lascia ora in coda ma sempre a contatto la Dama del Vento con di fianco Sunset Breeze. Così 800 metri dalla conclusione, non è variato praticamente nulla fin dal via, con Nigriculus in vantaggio, ora Nigriculus che accelera gradualmente, prova a sorpassare il leader, poi all'esterno c'è allora subito anche Serafino Gatti, Thomas Pai, l'accelerazione violenta di Nigriculus su Serafino Gatti e Thomas Pai mettono in difficoltà Vitaliano, rimonta e segue questi la Dama del Vento, ma soprattutto Sunset Breeze con i primi tre che sono montati, Sunset Breeze che pedina questi tre dall'interno verso l'esterno, Nigriculus, Serafino Gatti e soprattutto Thomas Pai, la fiondata di Thomas Pai all'esterno che tende a passare Sunset Breeze di rincorsa, poi Serafino Gatti che pare battuto, Nigriculus sul passo, Thomas Pai in vantaggio, sarà da vedere però con Sunset Breeze, attenzione a Sunset Breeze che va su Thomas Pai, Thomas Pai in vantaggio, lo scatto di Sunset Breeze all'esterno, Thomas Pai che però ha preso una lunghezza di vantaggio, vediamo se la porta fin sul palo, Thomas Pai è sempre davanti, Sunset l'ultimissimo, guizzo sul palo, i due in linea su Nigriculus e la Dama del Vento. Giudice d'arrivo che ovviamente richiede la fotografia, qui vediamo il replay. Spy passa mano stacca, la minaccia sulla curva e si chiamava Sunset Breeze che a fil di palo vanno sulla leader e i due che sono molto vicini, molto molto vicini, molto molto vicini. Il tempo di galoppo però è a favore di Sunset Breeze a mio avviso.